In questo risveglio muscolare noi andremo ad enfatizzare il lavoro della zona dorsale. Zona dorsale significa anche zona scapolare, quindi una parte dell'articolazione della spalla, tutta la zona respiratoria, quindi costole, inevitabilmente ti porterà beneficio anche alla parte gastroenterica perché al di là dei polmoni, sotto quest'ultima e sotto il diaframma abbiamo la zona epatica e la zona gastrica, quindi il respirare, i movimenti particolari della colonna dorsale che io effettuerò ti daranno la possibilità di, tra virgolette, fare una sorta di massaggio, di portare benessere al tuo fegato, al tuo stomaco, duodeno e a tutto ciò che è la parte gastroenterica. Quindi si respirerà, ci si allungherà, si detensionerà tutta la parte dietro scapolare e quindi di contro andrà bene pure per le persone che hanno problemi cervicali, ma soprattutto si andrà a lavorare indirettamente pure quelle zone un pochino in tensione perché magari mangiamo male, perché magari abbiamo delle tensioni psicosomatiche, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi un risveglio muscolare, dorsale, scapolare, ma è veramente figo, nel senso che quando finirai questo tipo di allenamento ti sentirai lungo, rilassato, stanco, ma anche tra virgolette felice, togliendo anche le virgolette. Io ti auguro una buona lezione. Ci vediamo seduti sul tappetino fra un secondo. Se vuoi utilizzare un supporto, puoi farlo. Io lavoro senza, ma sicuramente ci sarà più fatica nel tenere la schiena dritta. Se vuoi evitare questa fatica, visto che ho un risveglio muscolare, ma magari lo stai facendo di sera, puoi mettere il supporto. Seconda cosa, mi sentirai respirare tantissimo, in maniera corretta ovviamente. Se riesci, mettiti alla prova. Fai delle respirazioni profonde quanto le mie, lunghe, o magari falle anche più lunghe delle mie. Io ti auguro una buona lezione e ci vediamo fra un secondo sul tappetino. Posizioniamo le gambe a rana, larghezza delle tue spalle, larghe forse anche un po' di più. Decidi se vuoi utilizzare il supporto o se vuoi metterti alla prova lavorando senza, quindi ci sarà un po' più di lavoro e di fatica nel tenere la schiena dritta. Posizioniamo le braccia giù, non sto in allungamento, sono completamente rilassato e rilasciato. Lascio cadere la testa giù, penzoloni, lascio cadere le spalle, le braccia, respiro solamente. Prendo aria. E fuori d'aria. Inspiro. E fuori d'aria. Inspiro. Fuori l'aria, prova a portare al massimo le respirazioni, ascolta il mio ritmo e magari attieniti al mio ritmo. Se vuoi farlo ancora più lungo, meglio ancora. Inspiro. Fuori l'aria, vengo qualche centimetro più su, ma sono sempre abbandonato in avanti. Inspiro. Fuori l'aria. Inspiro. E vengo qualche centimetro più su. Inspiro. Fuori l'aria. Inspiro. Fuori d'aria. Inspiro e comincio a provare a portare lunghezza. Per poi ricrollare successivamente. Inspiro. Fuori l'aria. Inspiro. Fuori
fuori l'aria. Inspiro. Fuori l'aria. Inspiro e provo a portarla al massimo dell'allungamento, comunque il massimo che per ora ti consente. Prendo aria. Inspiro. Piano piano, fuori l'aria, comincio a portare un braccio per volta indietro. Lo faccio andare sul pavimento, ma l'importante è aprire la spalla oltre che il braccio. Inspiro, torno. Fuori l'aria sinistro. Inspiro, torno. Fuori l'aria destro. Inspiro, torno. Fuori l'aria sinistro. Inspiro, torno. Fuori l'aria destro. Inspiro, torno. Fuori l'aria sinistro. Inspiro, torno. Fuori l'aria destro. Nel frattempo continuo ad stare sempre più dritto con la schiena. L'ultimo. Inspiro, torno. Fuori l'aria, porto indietro il sinistro, lo porto al massimo, mi fermo, circonduzione spalla sinistra, 1, 2, concentrati bene sul movimento della spalla, lo sento e lo visualizzo che sia una traiettoria circolare precisa, 4, 5, cambio il verso, 1, 2, e la schiena è sempre più dritta, 3, 4 e 5, dopodiché torno, inspiro, fuori l'aria, apro il destro, lo porto indietro, lo porto al massimo, circonduzione spalla destra, 1, 2, 3, 4, 5, cambio il verso, 1, 2, 3, 4, 5, ritorno con le braccia, 1, inspiro, 2, fuori l'aria, vado in avanti, inspiro, prendo aria da qui. Due fuori l'aria. Addrizzo schiena. Tre, intraruotole anche, srotolo un pochino indietro. Sto qua, sguardo alle ginocchia, tiro le spalle indietro. Pancia in dentro, perineo sotto controllo. Inspiro. Uno, apro le anche. Due fuori l'aria, me ne vado in avanti. Inspiro. Fuori l'aria. Stendi bene in alto. Inspiro. Chiudo le anche. Mani sotto le ginocchia. Fuori l'aria. Mi arrotolo. Pancia in dentro. Perineo. Tiro le spalle indietro. Sguardo direzione ginocchia. Inspiro. Uno, apro le anche, due, fuori l'aria, vado in avanti. Inspiro. Fuori l'aria. Inspiro. Fuori l'aria, scendo giù. Inspiro. Apro le anche, fuori l'aria, vado in avanti.
Inspiro. Fuori l'aria. Inspiro. Chiudo le anche, srotolo indietro. Mi appresto a fare l'ultima. Inspiro profondo. Apro anca, fuori l'aria. Lascio cadere giù la testa, respiro, prendo aria. Fuori l'aria. Fuori l'aria. Fuori l'aria. Inspiro. Gioco piano piano con il braccio destro. Lo porto una volta dietro la testa a toccare la scapola opposta, una volta dietro la lombare, ma cercando di non perdere lunghezza con la schiena. Uno. Fuori l'aria 2, fallo lento, tutto tranquillo. 3, 4, 5. Ovvio che quando va dietro la schiena farai più fatica a tenere la posizione. 6, 7, fallo passare bene largo. 8, 9, lo lascio dietro la lombare o comunque che tenta di raggiungere la spalla opposta. Respiro e apro la spalla, sto qua, ruoto un pochino dalla parte del braccio che è andato dietro la lombare. Respiro e guadagno. Ruoto sempre di più, spalla, torace, il tratto cervicale segue in maniera delicata, stesso peso sotto ai glutei. Ritorno dalla rotazione, libero il braccio, vengo un secondo su. Addrizzo schiena, apro petto in fuori. Ho due respirazioni solamente prima di avventurarmi dal lato opposto. Inspiro. Fuori l'aria vado in avanti. Arrivo al massimo. Gioco con il braccio sinistro, una volta dietro la testa, alla spalla opposta e una volta dietro la lombare, alla spalla opposta. Uno, due, tre, quattro. Non perdere terreno quando il braccio va dietro la lombare, perché c'è uno spostamento di peso, quindi chiaramente tendo a perdere lunghezza con il braccio che sta davanti. 7, 8, 9, lo lascio dietro la lombare, voglio arrivare alla spalla opposta, respiro solamente e ruoto dalla parte del braccio. Mollo con delicatezza, ritorno al centro, salgo su. 1, addrizzo schiena, 2, intraruoto le anche, 3, stendo le gambe, piede a martello, addrizzo bene la schiena, una sola ripetizione in avanti, prendo aria. 4,
Dorso della mano in appoggio sul pavimento e provo ad andare al massimo. 3 respiri profondo. Cerca di stendere bene le ginocchia e i piedi a martello. Per gli ultimi secondi proviamo a staccare le braccia. Belle distese che se ne vanno in avanti e in alto, sempre tendente all'extra rotazione. Visualizza qualcosa che vuoi toccare in lontananza. 1, ritorno lento. Lento, lento, lento. 2, punta del piede. 3, srotolo un pochino indietro, ritorno. Con le gambe a rana. Sto qua. Addrizzo schiena, piedi sempre un pochino più larghi della linea della spalla, tiro le spalle indietro, addrizzo bene, prendo consapevolezza dell'appoggio dei glutei sotto il pavimento e cerco di non farlo variare. Porto braccio sinistro in alto, allungo più che posso, lo seguo con lo sguardo, va in alto e leggermente indietro, prendo aria. Fuori l'aria, faccio una curva verso destra lentamente, abbasso la spalla opposta, sto qua. Immagino sempre dietro di avere una parete, quindi non posso crollare in avanti, ma sono sempre a schiena dritta. Lascio cadere la testa, porto il braccio e ritorno su. 1, addrizzo, prendo aria. Fuori l'aria, 2, curvo, addrizza bene la schiena, tra poco aggiungiamo una piccola progressione e torno su. Ora libero il braccio destro, lo porto a terra, apro bene la spalla, palmo della mano che guarda l'avanti, braccio in alto, lo spingo in alto e indietro, inspiro. Fuori l'aria, curva verso destra, facendo attenzione a non staccare il gluteo sinistro. Ascolto bene le sensazioni che mi manda il corpo, se sto perdendo l'appoggio sui glutei, se sto perdendo l'allungamento. Dietro una parete immaginaria, su questa parete immaginaria poggio la testa, le scapole e il braccio. 1, torno. 2, apro. 3, braccio destro, inspiro. Fuori l'aria, curvo. 1, inspiro. Fuori l'aria, ritorno. Inspiro. Fuori l'aria, curvo. Inspiro. Fuori l'aria, ritorno. Sì, delicato nel ritorno. Prendo aria, inspiro. Fuori l'aria, inclino. Inspiro. Fuori l'aria, prima ritorna il braccio, poi sarà questo che mi dà da contrappeso e salgo su. Porto le ultime 2. Inspiro, rimango qui un istante, mi allungo sempre di più. Vado sempre più su e sempre più indietro con il braccio. Curvo. Scendo, 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 addrizzo bene la schiena, controllo tutti i parametri che ti ho elencato prima,
e faccio scendere il braccio, anche se sento un blocco meccanico. Alla spalla io forzo quest'ultimo e provo a scendere un po' di più. Respiro profondo. Mantieni qua, circonduzione spalla, 1, 2, 3, piano, 4, 5, cambio il verso, 1, 2, 3, 4, 5, allungo gli ultimi secondi, salgo su, 1, porto braccio destro in alto, lo porto al massimo, respiro solamente. Inspiro, con molta calma me ne vado in inclinazione, controllando sempre tutti i parametri. Tiro la spalla indietro, pancia in dentro, lascio cadere la testa, respiro. Circonduzione spalla, 1, 2 di qualità, 3, 4, 5, cambio il verso, 1, 2, 3, 4, 5, forziamo gli ultimi secondi, inspiro. Fuori l'aria, 1, riporto il braccio, 2, salgo con la schiena, 3, veniamo un secondo a pancia sotto, gambe larghe, più larghe della linea dei glutei del bacino, tallone che cade esterno, braccia qui, palmo della mano a terra, intraruoto quindi le anche, l'ombelico lo stacco da terra, ma non attraverso una retroversione, ma attraverso un delicato sollevamento della pancia. Naso un centimetro dal tappetino, non il mento, neanche la fronte, il naso. Mani qui bene aperte. Quando inspiro, tiro le spalle in alto verso il soffitto e verso il sedere, prendo aria. E fuori l'aria. Non contraggo nulla al di fuori dell'ombelico, l'addominale, dei muscoli che portano indietro le scapole. Prendo aria. Fuori l'aria. Inspiro. Fuori l'aria. Inspiro. Fuori l'aria. Inspiro. Fuori l'aria. L'ultimo, inspiro, porto le spalle bene indietro, sollevo anche le mani che spingono in giù, quindi in una posizione di postura perfetta. La parte sotto non ce l'ho, non è contratta, è completamente rilassata. Tendo il perineo, il naso è a 1 mm dal tappetino, tendo le spalle sempre più in alto possibile, le mani distese verso i piedi, respiro solamente. L'ultimo. E con delicatezza smonto tutto. Porto le mani, vado indietro, sedere sui talloni.
mi allungo un istante. Vengo su lentamente se riesco a stare seduto sui talloni bene, altrimenti però con le gambe a rana prendo aria. Fuori l'aria. Prendo aria. Fuori l'aria. L'ultimo, prendo aria. E fuori l'aria. Se sei riuscito o riuscita a improntare tutta la lezione, enfatizzando la respirazione, hai questa, credo, sensazione di libertà, di benessere, di rilassamento. Ovvio, mi sta un pizzico di stanchezza per il lavoro effettuato, ma è stato veramente un grandissimo lavoro. Io ti ringrazio per essere stato con me. Se il video ti è piaciuto, condividilo e ci vediamo al prossimo allenamento.